serata che ci deve sempre ricordare che è un momento dove dobbiamo dire grazie a tutti. Per primo devo dire grazie a tutti i miei dipendenti, tutte le cose che facciamo è merito loro, se no il calcio non è solo il terreno verde, sapete che ci tengo molto, quindi a partire dai dirigenti, arrivare ai magazzinieri. Poi ci tengo a ringraziare chiaramente tutti i partner, perché siete qua, siete tanti, è importante, fanno parte del nostro percorso, un percorso che è iniziato tanti anni fa dal mio punto di vista e che continua con la solita determinazione, la solita grinta. Ci conoscono per questo, andremo avanti a fare questo. Chiaramente i ragazzi della prima squadra lo sanno, sono momenti così, noi sappiamo cosa dobbiamo fare, lo faremo sempre per il bene del Verona, di questa bellissima città, di questi bellissimi tifosi, soprattutto di questa bellissima società che io credo meriti un posto al sole. Noi tutti i giorni lavoriamo per quello e di conseguenza con tutti i nostri partner riusciamo a creare delle sinergie, proprio perché penso che nell'onestà e nella trasparenza di quello che facciamo venga fuori l'umanità di questo club. Il calcio non è solo la prima squadra maschile, ma c'è una prima squadra femminile e c'è soprattutto un settore giovanile bello, grande, sviluppato, che finalmente ha iniziato a lavorare sul nostro centro sportivo, che è l'ultima cosa che abbiamo realizzato, secondo me, di importante che mancava a questo club. Oggi i ragazzi di Margiotta già lavorano e producono, diciamo, allenamenti e speriamo talenti, e quindi diciamo siamo ulteriormente orgogliosi di quello che abbiamo fatto.